Un temporale, quasi un'alluvione, ma dopo mezz'ora c'era di nuovo il sole. Questa è l'Elba, avrebbero detto i nostri vecchi, ma a dire il vero l'evoluzione del meteo che c'è stata questa mattina era stata ampiamente prevista, anche se è arrivata con qualche ora di ritardo. La coda della perturbazione che aveva provocato nelle scorse ore un'allerta meteo di livello 2 emesso dalla sala di protezione civile della regione toscana è arrivata questa mattina sull'isola, dapprima su Portoferraio e poi si è spostata a est. Per mezz'ora soprattutto il capoluogo è stato a rischio allagamenti con criticità nelle zone storicamente più esposte, quali la Casaccia, la zona di Palazzo Coppedè, il centro storico. Qualche principio di allagamento anche a San Giovanni, che è stato colpito anche da una fitta grandinata. Tutto si è esaurito in meno di un'ora, fortunatamente senza segnalazioni di danni. Già a fine mattinata il sole e una gradevole temperatura hanno riaperto una finestra di bel tempo, destinata però a durare solo qualche ora. La giornata di sabato infatti ha in previsione venti di libeccio, con aumento della nuvolosità e a rischio piogge già nel pomeriggio. Andrà meglio domenica, quando i venti diventeranno moderati meridionali e le temperature cominceranno lievemente a salire. Una situazione questa destinata a rimanere tale almeno fino a martedì, incoraggiando, almeno questa è la speranza, coloro che puntano a trascorrere all'Elba il ponte fra il 25 aprile e il 1° maggio.